Dai, Hare Krishna, benvenute, benvenuti al Hare Krishna. nostro studio della Bhagavad Gita, capitolo quarto della Dilila, le ragioni dell'apparizione di Sri Chaitanya. L'ultimo verso che abbiamo letto ieri, i suoi occhi sono incantati dalla bellezza di Sri Krishna, il nemico di Kamsa. Il suo corpo freme di piacere al suo contatto. I suoi occhi sono sempre attratti dalla sua dolce voce, le sue narici sono affascinate dal suo profumo e la sua lingua anela al nettare delle sue tenere labbra. Ella abbassa il suo volto di loto con la pretesa di controllarsi, ma non può fare a meno di manifestare i segni esteriori del suo amore spontaneo per Sri Krishna. Tate jani mote acce kona e karasa, amara mohini rada tae kare basa. Questo è il verso 261. Considerando ciò, posso capire che una dolcezza in qualche modo sconosciuta in me controlli l'esistenza intera di Srimati Radharani, colei che mi ha fatto prigioniero. Allora, ancora qui continua la contraddizione. Krishna dice, deve esserci una dolcezza in me che controlla colei che mi ha fatto prigioniero. Cioè ci deve essere una dolcezza illimitata in me, sconosciuta anche da me stesso, che controlli colei che mi ha fatto prigioniero. Com'è possibile che colei che l'ha fatto prigioniero sia attratta completamente da una dolcezza particolare che è in Cristo? Qui, questa è la contraddizione dell'amore. Entrambi sono completamente conquistati l'uno dall'altro. Però Krishna non riesce a capire qual è la dolcezza in lui che conquista colei che l'ha fatto prigioniero. Verso 262: Ama aite radapaya ye jatiya suka taha asvadite ami sadai unmukha. Ho sempre un grande desiderio di gustare la gioia che Radharani trae da me. Radharani ha fatto prigioniero Krishna, ma Krishna vuole gustare la gioia che Radharani trae da lui. L'amore che Radharani riesce a manifestare nel contemplare Krishna attrae Krishna stesso. Questo è il segreto più profondo per noi del Gaudiya Vaishnavismo. Ed è il segreto di tutto. È un segreto che risiede nella bhakti, vale a dire la devozione controlla l'oggetto della devozione. La devozione che il devoto, la devota, esprime, conquista colui che è servito, colui che è amato. Perché si genera qualcosa che per noi è ancora incomprensibile, non potremo mai arrivare meditando a questo. Perché sono presenti due personalità. Colui che offre il suo amore e colui che riceve l'amore. Noi sappiamo che il livello più alto, il Samadhi, Samadhi significa che le due persone, pur mantenendo una personalità distinta, si fondono
nel principio dell'amore. Cioè il loro amore è tale, sia il ricevente che chi lo offre, è tale che diventa un tutt'uno. Perché dice Krishna, io divento proprietà, ma l'altro lo serve come l'oggetto del suo amore. Allora è per noi è impossibile concepire, cioè arrivare a una comprensione di questo, perché? Proprio perché mette in moto qualcosa che lo fa espandere. No? Cioè l'uno stimola l'altro in modo che non ci sia più fine. Perché se avesse fine, allora sarebbe qualcosa di limitato e non potrebbe certo soddisfare il Signore Supremo. Questa è la nostra certezza che se ci impegniamo sotto la guida del Maestro spirituale delle Scritture, nel servizio di devozione puro, allora entriamo nell'eternità, entriamo nell'amore per Dio. Perché questo è ciò che Sri Chaitanya ci è venuto ad insegnare. Verso. 2, 6, 3. Nanayatna kariyami nariya svadite sei sukha madhurya grane loba badane badecite. Ma nonostante ogni sforzo non sono riuscito a gustarla. Tuttavia il mio desiderio di gustare questo piacere diventa più intenso quando sento la sua dolcezza. Verso 264. Rasa svadite hami kaila avataram prema rasa asvabida asvadiba vivida prakara. Sono apparso nel mondo per gustare la dolcezza di rasa. Gusterò le dolcezze del puro amore in differenti modi. Quindi qui vediamo che Krishna dice che ancora non è riuscito a gustarla, la dolcezza che gusta Srimati Radharani. Tuttavia, il suo desiderio di fare questo diventa sempre più intenso quando è in unione con lei, quando lui sente la dolcezza che Srimati Radharani sperimenta. La vede in lei questa dolcezza. Quindi dice, com'è possibile che lei è proprio un qualcosa che neanche io conosco. Ed è immenso, è grandissimo. Allora lui, dato che vuole conoscere anche il cuore di Srimati Radharani, viene proprio con i suoi sentimenti per viverli, per sperimentarli. E in più, lui in questo modo gusta la dolcezza di tutti i rasa. E del puro amore in differenti modi, perché ogni devoto offre a Krishna una sfumatura di amore unico e lui ne gode e ne gusta la dolcezza di quello che gli viene offerto. E vediamo che il gusto supremo su tutti glielo dona proprio Srimati Radharani, che è inconcepibile anche per lui stesso. Questo è l'infinito nell'infinito. Krishna relaziona in un amore infinito con ognuno delle sue parti e particelle. L'amore è infinito e lo gusta all'infinito. Qui troviamo ciò che noi cerchiamo purtroppo in questo mondo. Noi in questo mondo vorremmo allo stesso tempo amare ed essere amati. Ma questo è impossibile perché nella relazione in questo mondo tutti noi abbiamo bisogno del principio eterno dell'amore. Riferito fra di noi, non è possibile perché nessuno di noi è
Akhila Rasamrita Murti. Non si può generare questo principio eterno. È per quello che Krishna dice: io sono là invece dove i miei devoti si incontrano per amarmi, per offrirmi la loro devozione. Perché così è presente il principio eterno. E questo deve essere fatto sull'esempio, sul sentimento di Simati Radharani, perché lei è colei che lo fa nel migliore dei modi. Ma lei è Bhakti Devi. Quindi semplicemente i devoti unendosi, armonizzandosi su questo principio delle scritture e dei nostri benefattori, seguendo l'esempio di Simati Radharani, applichiamo il principio. Qual è il principio? Noi dovremmo avere una mente così pura, così attiva e veloce, che ogni cosa che facciamo dobbiamo diventare coscienti di farlo prima di tutto per il piacere di Cristo. Questo è semplicemente Bhakti, perché la Bhakti significa soddisfare Cristo. Quando il cuore è puro, non c'è bisogno di chiederselo, perché puro significa che ormai ha trovato questo. Questa azione spontanea. Adesso che siamo in questo mondo, no? Attraverso la pratica, noi prima cerchiamo di togliere tutto ciò che è sfavorevole e di accettare solo che è favorevole, ma anche nel favorevole dobbiamo sempre chiederci: questo dà piacere a Krishna? Come facciamo a saperlo? In base a ciò che il nostro maestro spirituale ci insegna e le scritture ci insegnano. Perché è molto difficile ancora se non si è entrati in questo flusso. Allora, anche oggi, portandolo sempre nella nostra dimensione, chiediamoci, anche adesso, no? Sto ascoltando per il piacere di Krishna qualche motivazione, poi dopo continuerò la mia vita, le mie attività, no? Se noi impariamo a fare questo, questo diventa puro servizio devozionale. La nostra attività, anche qualunque, la facciamo per il piacere di Krishna. Perché? Perché siamo coscienti di Lui. Per esempio, le gopi si vestono bene. Io stamattina, proprio mentre mi vestivo, mi è venuto in mente questo, no? Cioè, lo faccio ogni mattina meccanicamente, no? E stamattina mi sono detto: ma perché farlo meccanicamente? Per me molte volte è una perdita di tempo. Dico: ma guarda te, sto qui. Invece no, capite? Bisogna diventare consapevoli che anche vestirsi è per dare piacere a Cristo. Perché altrimenti che cosa faccio? Dove sono in quel momento lì mentre mi vesto? Mentre mi lavo il corpo? Mentre mi spazzolo i denti? Che cosa faccio? Dove sono? Nel limbo? Nel Brahman? Ma se io invece divento cosciente che lo faccio per il piacere di Krishna, allora quella è coscienza di Krishna, allo stesso livello di quando posso essere nel tempio e adoro Krishna. Con l'incenso, con i fiori. Perché se così non fosse, allora l'amore sarebbe limitato da certe cose, ma invece non lo è così. Capite? Le gopi ci dimostrano, Simati Radharani, e Krishna è ghiotto di questo sentimento, l'amore e la devozione. Proprio oggi, mentre recitavo il Santo Nome, avevo avuto la stessa percezione tua, nel senso, nel mondo spirituale ci sono delle attività eterne e noi ne possiamo far parte anche mentre siamo qui. Per esempio, Radharani eternamente cucina per Krishna. E allora, quando noi cuciniamo, stiamo svolgendo un'attività
che viene svolta anche lì da lei stessa, ma non solo. Lei viene aiutata dalle sue mangiari, dalle gopi, quindi dalle Saki. E noi possiamo entrare a far parte solo essendone consapevoli di questo. Quindi è come se noi stiamo cucinando, ma immaginiamo, visualizziamo che ci sia anche Radharani, che lo stiamo facendo sotto la sua supervisione per il suo amore, per donarlo a Krishna. Che poi è la realtà dei fatti, perché noi poi offriamo il cibo a Krishna che diventa così prasciada. E allora anche quando cantiamo, prima stavamo cantando, ho detto anche nel mondo spirituale si canta, perché si cantano le glorie di Radha e Krishna. Certo. Le gopi lì si riuniscono insieme alle mangiare e cantano dei passatempi, della bellezza, del loro divino amore. E poi adesso cosa stiamo facendo? Stiamo parlando di Radha e Krishna e nel mondo spirituale si fa costantemente questo. Quando le gopi sono da sole, parlano solo di Krishna con Radharani, proprio per andare ad aumentare i loro sentimenti. Oppure stavo recitando il Mahamantra e dicevo, ma invece quando recito il Mahamantra che attività è Avrajja? Perché ho detto, non è che si fanno questo tipo di cose così, sai cosa ho pensato? Ho pensato alle gopi, a Srimati Radharani, quando è distante da Krishna, in separazione Krishna, e ripete il suo nome costantemente, lo Certo. ricorda costantemente, e quindi entrando nel suo sentimento, anche minimo, con questa visione, è meraviglioso perché cambia tutta la percezione. Perché lei, quando è in questo stato d'animo di separazione, cerca Krishna ovunque e quindi Krishna, Krishna, dove sei Krishna? E tu mentre ripeti il Mahamantra entri in quella dimensione eterna. Per esempio, la danza. La danza anche in questo mondo, che cos'è? È un piccolo riflesso della danza eterna che avviene nel mondo spirituale, solo qui non ne siamo consapevoli. Se ne trae un piccolo piacere perché è un piccolo riflesso, però è materiale, quindi limitato. Invece lì costantemente c'è la danza rasa, quindi questa danza meravigliosa che rende estremamente felice Krishna e tutti i Il partecipanti. limite è sempre nella coscienza. Quanto noi siamo coscienti di questo? In realtà, anche se la Prabhupada ha detto che la danza rasa, che cos'è? È questa consapevolezza completa di entrambi, no? Visto che in questo mondo, se noi non lo richiamiamo con la nostra coscienza, non è presente il Purusha. Noi lo diventiamo ed ecco perché sono solo piccole gocce, no? Si manifesta solo quando noi invece, dall'attenzione su noi, ego, coscienti di Krishna. Perché lo faccio? Ma mi devo vestire. Perché lo faccio? Ma devo mangiare. Perché lo faccio? Ma devo lavorare. Allora, io per me, no? In questo modo non è danza rasa, perché è presente solo una persona. No, Vero. appena divento cosciente di Krishna sono presenti due persone E c'è lo scambio. e c'è lo scambio immediato. Quella, pensate, alcuni pensano che la danza rasa, quella è la danza C'è anche la danza rasa dove rasa. si No, balla nel mondo vabbè, ma quello spirituale, sì, però. ma la danza, Sì. prima hai detto ogni canto. Sì. La Brahma Samhita dice ogni parola è un canto, ogni passo è una danza. Vale a dire, la coscienza di Krishna ci porta nel canto continuo e nella danza continua. Perché è l'anima che danza, cioè nell'amore c'è solo danza. Cosa fa Krishna nella sua forma più pura? Gioca, danza, canta con Srimati Radharani e le altre gopi. Quella è la funzione suprema. Lo so, non importa se capiamo appena appena, però questa è la verità. Qualcheduno disse, Bhakti Rakshaka Siddharmara, bisognerà ben parlarne, altrimenti stiamo solo a fare delle cose, nessuno vuole dirlo, e allora pensiamo che sia solo una struttura.
istituzionale? No, prima o poi bisogna anche giungere a questo. Mentre dicevo questo pensavo, se adesso ci preoccupiamo perché siamo solo in tre, dice, ma queste cose dovrebbero essere ascoltate da tanti. Non importa, abbiamo appena detto che noi dobbiamo farlo per Krishna. Perché credetemi, e questo non è una verità mia o di qualcheduno, ma la verità assoluta. Se noi anche abbiamo una platea di miliardi di persone, ma lo facciamo per noi stessi, è aria che si rimescola all'aria. Non vale solo il momento che trova. Ma se uno lo fa per Krishna, e non sono certo quello io lo metto solo come per esempio, allora c'è tutto. C'è tutto. Quando uno è cosciente di Krishna, c'è tutto. Quando uno non è cosciente di Krishna, non c'è nulla, anche se sembra che ci sia il mondo. Vi ho fatto l'esempio di Hiranyakashipu. Lui attraverso i suoi sforzi è riuscito ad avere l'assemblea dell'universo. Aveva tutti al suo servizio, tutto l'universo, ma non aveva niente, perché non aveva nemmeno se stesso. Mentre invece, quando lo si fa per Krishna, quello è il significato di bhakti, di coscienza di Krishna. Non ci dobbiamo preoccupare, perché quello è il modo di essere, altrimenti si è nell'idea di essere, e quello è fasullo. Verso 265 Raga marghe batta batti care e prakare tahasi kai balila acharana dvare. Insegnerò il servizio devozionale, prasidarada pranayo, dell'amore spontaneo dei devoti, facendone io stesso la dimostrazione mediante i miei divertimenti. E itina trishna mora nahila purana vijatiya bhavenai ta asvadana. Ma questi tre desideri non sono stati soddisfatti perché non si può goderne in una posizione contraria, quello che ho appena detto. Uno può ottenere tutto l'universo, ma non può soddisfare il suo desiderio. Neanche Krishna lo ha fatto, neanche. Lo vedi? Non è possibile. Non era nella posizione di servitore. Ed eccolo qui il verso che lo dice. Adesso c'era solo preannunciato. Radhikara bhave kanti angikara vine seitina sukha kabu nayasvadane. Soltanto accettando lo splendore dell'amore statico di Sri Radhika, potrò soddisfare questi tre desideri. Non si può discutere su queste cose, perché è Dio la persona suprema che li pone. No, nemmeno lui, perché anche lui ha bisogno dell'altro aspetto nella relazione. Allora, noi possiamo ottenere, fare tutto quello che vogliamo. Illuminarci dell'immenso, come ha detto il poeta, ma non sarà un immenso eterno, sarà un'idea dell'immenso, perché l'immenso si manifesta soltanto quando si accetta la posizione, cioè il sentimento di colei che ha perfezionato questo principio dell'amore, perché è l'amore stesso. No, solo allora è possibile. Senza questo non è possibile. Non giungiamo a ciò che aspiriamo, ma solo all'idea. No? Perché tutti noi adesso pensiamo, ma se non so, migliaia di persone mi seguissero così, ho ottenuto cosa? Lo vediamo. Ci sono politici, attori, benefattori che ottengono questo, ma non sembra che abbiano ottenuto solo
A volte un santo che vive in solitudine. Ma com'è possibile? Allora il santo che vive in solitudine l'ha ottenuto perché ha lo scambio nel cuore. Invece chi ce l'ha fuori a volte non ha ottenuto niente. Tutti noi abbiamo sperimentato la solitudine nella folla. Tutti noi abbiamo sperimentato la solitudine nell'ambito dei nostri amici. Ci sono presenti tutti gli amici e a volte ci sentiamo soli. Com'è possibile? Mentre invece vediamo Raghunath Goswami, queste grandi sante personalità, assorte nella loro meditazione, essere nell'estasi suprema. Allora dobbiamo riflettere molto su questo, perché altrimenti rischiamo di sprecare ancora la nostra vita umana. Essere soli pure nella coppia, nella famiglia, quindi ricercare ancora la totalità di questo amore esternamente ci porterà a stare ancora in una grande illusione e dolore soprattutto. 268. Radha Bhava Angikari Darita Ravarna Tina Sukha Svadite Habha Vatirna. Perciò, assumendo i sentimenti e il colore della carnagione di Radharani, discenderò per soddisfare questi tre desideri. E anche noi, assumendo i sentimenti di Srimati Radharani, che cosa significa? Collegandoci al nostro guru, che lui già vive questi sentimenti, il nostro cuore piano piano inizia ad entrare in questo servizio puro. Attraverso la pratica, attraverso l'abbandono, attraverso l'accogliere quello che è prema, quello che è bhava, che è proprio Srimati Radharani, ma bhava mahi. Ora leggiamo il verso. Dobbiamo essere certi però che il guru ce li abbia, perché se non ce l'ha non ce li può insegnare. Ovvio. E per quello è detto accetto un sadguru. Sì, perché altrimenti ci darà una conoscenza mentale ma non realizzata nel puro prema, perché lui deve essere un rappresentante di Radharani e quindi di Nityananda, che Nityananda è colui che ci porta a Radharani e che ha il sentimento di Radharani. Verso 269. Sarva bhave kaila krishna heita nishayam kena kele haila Yugavatara Samayam. Shri Krishna prese dunque questa decisione. Simultaneamente era giunto il momento di manifestare l'avatara proprio di quell'era. E noi siamo così fortunati che solo 500 anni fa, poco più di 500 anni fa, è apparso questo avatara che ha il sentimento di Srimati Radharani e ci ha mostrato com'è questo sentimento? Qual è la via della vera devozione, della bhakti? Lui era sempre in contemplazione, era tutto un manasi seva, cioè il seva, il servizio della mente. Perché? Perché ci ha mostrato quando noi siamo in questo corpo e non vediamo Krishna nella forma esteriore, non riusciamo a percepirlo, allora lo si deve cercare interiormente, nella sua dimensione reale, quindi ritornare da lui, quindi non solo come abbiamo detto oggi di portarlo nella nostra quotidianità, ma anche noi di andare lì, e attraverso i lila e il ricordo di questi passatempi noi possiamo fare questo trasferimento interiore. Pita Mata Guru Gana Age Avatari Sei kale si advita karena radana tanara un kare kaila krishna akarsana. In quel momento si advita lo stava adorando in tutta sincerità. Con i suoi forti richiami advita l'aveva attratto. Pita mata guru gana age avatari radikara bhave varna age kari kari Navadvipe Sachi Garba Suddha Dubda Sindhu Tahate Prakata Haila Krishna Purna Indu
Dapprima Sri Krishna fece apparire i propri genitori e gli anziani. Poi Krishna stesso, con i sentimenti e la carnagione di Radhika, apparve a Navadvip come la luna piena dal grembo di Madre Saci, lei che è simile a un puro oceano di latte. Eita karilun sasta slokera vyakhyana sirupa gosanira pada padmakari dhyana. Meditando sui piedi di loto di Srirupa Goswami, ho così spiegato il sesto verso. Ehi due slokerahami e karila arta sirupa gosanira sloka pramana samarta. Posso confermare la spiegazione di questi due versi, il quinto e il sesto del primo capitolo, con un verso di Srila Rupa Goswami. Aparamaxyapi paranai jana vrindasya kutuki rasastomam ritva maduram aparktum kamapiham rucham svam avavre Dyutim iha tadyam prakatayan sadevaschatanya kritir atitaram na kripayu kripayatu. Sri Krishna desiderò gustare le infinite nettare dolcezze di una tra le sue innumerevoli amate compagne, Sri Radha. Assunse quindi la forma di Chaitanya, celando la sua scura carnagione con il radioso colore giallo di lei, gustò questo amore, che se Chaitanya ci accordi la sua misericordia. Questo è il terzo verso del secondo Chaitanyastaka dello Stavamali di Srila Rupa Goswami. Allora Rupa Goswami, si Chaitanya Manabista. Lui ha compreso Manabhistam, il profondo sentimento di Chaitanya, che non è la mente fluttuante che noi abbiamo, ma è la citta, proprio la profondità del cuore, no? Quindi qui lo dice, sono i due, no? Sono il quinto e il sesto, il secondo e il terzo, o il primo e il secondo. Aspettate, adesso guardo. Necessario del suo pianto, sì, sono il secondo e il terzo, quindi il secondo di gustare le infinite nettarie dolcezze dell'amore di una, cioè innumerevoli amate compagne rade, e quindi gustò e infine riuscì a gustare questo amore, assumendo le caratteristiche di Simati Radharani. Gustò questo amore, quindi che lui ci accordi la sua misericordia. Qual è la sua misericordia? Che ci aiuti a sviluppare lo stesso amore che Radha ha per Cristo. No, lo stesso amore. Lei è il maestro spirituale originale, perché solo lei, cioè lo scopo è soddisfare Krishna, e solo lei è la migliore, infatti quello è. Gustare l'infinita dolcezza dell'amore di una, vabbè, qui dice le tue innamorevoli, ma la principale fra le sue Sì, l'ha amate. detto nei versi No, precedenti, sì, ricordo. Solo lei no. non E è la principale. quindi questo è il principio. E Rupa Goswami è la Parampara, anche se lui non appare nella Parampara come maestro, no, non vuol dire nulla. Lui porta questo sentimento, trasmette, infatti tutti noi siamo definiti Rupa Nuga, seguaci di Rupa, perché Rupa è Rupa Mangiari, ha colto questo sentimento e ce lo offre in modo che noi possiamo adeguarci con la nostra personalità, le nostre caratteristiche, con l'aiuto del maestro spirituale, dei devoti e delle scritture, per svilupparlo. Questo è lo scopo della vita. Qual è lo scopo della vita? Mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi? No, quelle sono attività
istintuali, no? Che sono, come si dice, è come la strada per condurci a, ma lo scopo è la meta. Allora queste cose ci servono solo per mantenere questa struttura, il nostro corpo, la nostra mente psicofisica, per arrivare a, ma lo scopo è quello. No? Lo scopo è sviluppare questa capacità che noi conosciamo tutti semplicemente come coscienza di Cristo. Ma la coscienza di Cristo in realtà è il sentimento di Radha per Cristo. Tradotto così è più semplice, perché così coscienza di Krishna sembra qualcosa di indefinito, ma la coscienza di Krishna che ci ha portato, infatti qui poi cosa dice alla fine? Che Sri Chaitanya ci accordi la sua misericordia, vale a dire che ci aiuti a sviluppare quello che lui stesso ha sperimentato. Verso 276. Mangala charanam Krishna Chaitanya Tattva Lakshanam Prayojanam Chavatara Slokera Shaktair Nirupitam. Così in sei versi sono state espresse l'invocazione propiziatoria, la natura essenziale della realtà di Sri Chaitanya e la necessità del suo avvento. Verso 277. Shri Rupa Raghunatha Padeyarahasa Chaitanya Charitamrita Hare Kae Krishna Dasa. Krishnadasa. Pregando ai piedi di loto di Shri Rupa e di Shri Raghunatha e sempre desiderando la loro misericordia, io, Krishnadasa, narro la Shri Chaitanya Charitamrita seguendo le loro orme. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul quarto capitolo della Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, che descrive le ragioni confidenziali dell'apparizione di Sri Chaitanya. Quindi abbiamo visto quali sono i tre desideri di Sri Krishna, li ha soddisfatti discendendo come Sri Chaitanya Mahaprabhu e ci ha mostrato questo sentimento di devozione, che è il tesoro più grande di tutti gli universi, addirittura è irraggiungibile anche per lui stesso, nella sua forma di Purusha supremo, è per quello che nella forma di Chaitanya, nel sentimento di Srimati Radharani, è disceso come devoto. Allora, come devoto, ha potuto sperimentare questi sentimenti. Quindi noi fino a quando non ci mettiamo nella posizione di devoti, di servitori, di amanti di Dio, non potremo mai sperimentare questa natura suprema, superiore del puro prema. Ma avremo solo dei riflessi molto limitati, di un qualcosa che va e viene e fluttua nei meandri di questa dimensione terrestre. Viene presa dal tempo, è limitata da tante condizioni esterne e così via. E quindi lui ci invita proprio a fare questo passaggio e ci ha spiegato anche nei Shishastakam come fare. È vero? Ci sta il terzo Shishastakam che spiega la nostra attitudine, quale deve essere. Trinadapisu nishenata lorapisa ishnunaha manina manadena kirtani asadahari. Noi possiamo cantare il nome di Krishna, quindi immergerci in lui come fa Srimati Radharani, diventando più umili di un filo d'erba, tolleranti come un albero, portiamo rispetto a tutti senza chiedere rispetto. Questa è la natura originale di Srimati Radharani. E quindi bisogna contemplare questo verso, pregare di realizzarlo e associarci con chi lo ha realizzato. Questo sconfigge, sconfigge, risolve l'ultimo grande nemico che si chiama pratista, l'onore personale. E noi non riusciamo a capire bene questo punto, perché è qualcosa
di profondamente radicato in noi, ma esce fuori quando c'è un certo successo. Cosa voglio dire? Che ce l'ha spiegato nel principio del Bhakti Lata. Quando si annaffia, anche con attività spirituali, il seme della Bhakti, insieme alla Bhakti crescono queste altre erbe, erbacce, che sono molto potenti. La più potente è proprio Pratista, l'onore personale. Quando siamo piccolini o ancora confusi nella lotta di questo mondo, non ce ne accorgiamo neanche, no? Cioè, e se siamo lì a combattere contro le situazioni giornaliere di questo mondo, sì, l'onore personale c'è, ma i problemi sono altri, no? Ma quando si incomincia ad emergere e vedi che altri puntano gli occhi su di te, allora viene fuori quello. No. È detto da tutti i nostri grandi acciarie che quello è il pericolo number one. È il pericolo di mettersi, anche se non come lui, però di pensare che siamo i più idonei ad offrire Krishna. Ma questo non è vero. Perché il vero maestro spirituale dirà sempre: è la grazia del mio maestro che mi fa fare questo. E il suo maestro dirà: è la grazia del mio maestro. E questo fino a Krishna. Perché se uno pensa di avere capito, quello è il pratista. Allora cosa possiamo offrire se diciamo che non abbiamo capito? Noi offriamo lo stesso amore che Radha per Krishna, seguendo la parampara. Ma non ci dobbiamo mai identificare. Noi non possiamo aiutare nessuno, noi possiamo solo condividere l'amore. È importantissimo capire questo, perché se dentro di noi sorge l'idea di poter aiutare qualchedun altro, quella è la posizione del Purusha. No? Invece se noi entriamo nell'idea di condividere l'amore che Radha per Krishna, quello è il maestro spirituale, il Sadguru. Quello è. E ognuno di noi può fare questo. Condividere, infatti Krishna dice, quando i miei devoti si incontrano e fanno questo, condividono l'amore di Radha che ha per Krishna, io sono lì. Perché lui dove c'è Radha c'è sempre. Se invece noi pensiamo di avere qualcosa da offrire, ci siamo noi, non c'è Radha. È facile e molto difficile comprenderlo, no? Però se comprendiamo questo, quindi dobbiamo essere attenti che il nostro maestro, i nostri insegnanti abbiano questo, non che pensino di avere capacità di darcelo, perché allora non sono. Colui che appena scritto qui dice pregando i piedi di loto di Rupa Raghunatha, i piedi di loto di Rupa Raghunatha, e sempre desiderando la loro misericordia, io Krishna Das, e Krishna Das Kaviraj, lui dice io sono più basso di un verbe negli escrementi, se pronunciate il mio nome siete costretti ad andare all'inferno, eppure ci porta l'amore di Radha per Krishna. Capite? Questo è il maestro spirituale originale. Ma se uno si impossessa del principio, dice io vi porto meglio di altri, è finita. Non è più Radha, non è più l'amore di Radha, ma è un concetto personale. Questo si chiama pratista, che è il nemico più grande che anche il devoto elevato ha. No? E allora Krishna poi lo sconfigge con l'associazione dei devoti, perché i devoti quando sentono questo odore storcono il naso, no?
Allora l'un l'altro si aiutano perché un pochino ce l'abbiamo tutti e quindi uno lo dice all'altro e piano piano ce ne accorgiamo e se siamo umili, come ha appena detto Marini, no? Nel verso così, quindi rispettiamo tutti e non chiediamo rispetto, piano piano svanisce questo nemico e allora possiamo entrare nei Nitya Lila del Signore. Dai! Già, buona giornata a tutti. Continuiamo domani le glorie di Sri Nityananda Balaram. Entriamo nel mondo di Nityananda, Che che è il bello! maestro spirituale originale, colui che non è mai orgoglioso, mai. Già, Radhe Radhe, Hare Krishna. Vale, vale!